Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Ormai era più di qualche giorno che non vi parlavo di proiettori e quindi per fortuna che ci ha pensato Etoe a contattarmi e quindi eccolo qua. Questo è il loro modello E3 Pro, un modello super super interessante con un bel connubio di aspetti, insomma di quelli furbi. Naturalmente vi racconto pregi e difetti di questo proiettore in questo video. Buona visione! Prima di partire però ragazzi, lo sapete, come al solito, beh, oltre a guardarvi questo video dovete fare due cose fondamentali. Primo, quella di seguire il canale Telegram Dillitech, ovviamente lui c'è finito su quel canale a circa 250 euro, che per quello che offre è una cifra super super azzeccata. E poi seconda cosa, quella di lasciare un like, condividere questo video eppure anche un commento qua sotto può fare molto molto comodo, insomma non vi costa nulla ma mi permettono poi di continuare a portarvi recensioni nell'ambito della tecnologia. Ma insomma, questo proiettore è super interessante, come vi dicevo, per una serie di cose, ma voglio partire prima di tutto dal design. Guardate un po' che design, non vi ricorda quelle delle vecchie radio valvolari? Forse chi ha qualche anno in più probabilmente se lo ricorderà, ma ecco, lui ricorda, vi ha ricordato tantissimo quelle vecchie radio valvolari. Tutto stondato, un bel inserto, un insieme di raccordi, di stondature che lo fanno essere adatto praticamente a qualsiasi ambiente, un po' anni 70, diciamo. Sulla parte inferiore naturalmente non mancano i piedini in gomma, con anche il classico attacco a vite che serve tantissimo se dovete mettere un treppiede sotto oppure se dovete fissarlo al soffitto. Sempre sul design poi ci tengo a soffermarvi anche per quanto riguarda le dimensioni e il peso. Beh, lo vedete adesso che lo sto tenendo in mano, non è un proiettore molto grande, anzi è di quelli piccolini che si riescono a trasportare tutto sommato bene anche in giro. Infatti le dimensioni sono esattamente di 17 cm x 21 con uno spessore di circa 13 cm e mezzo. Il peso totale è di circa 1,6 kg, qualcosetta in più, ma che insomma appunto vi fa capire che si porta in giro con estrema tranquillità. Troviamo poi nella confezione di vendita una serie di cose molto molto interessanti e super super complete per, ricordatevi, 250 euro, perché all'interno troviamo un cavo molto lungo di alimentazione, perché sono ben 2,5 metri e credetemi è tanto, l'alimentatore esterno da 90 watt e poi c'è anche un telecomando che è fatto bene, avete l'accesso rapido ai servizi di streaming, ha due batterie AAA che ecco non sono incluse. C'è anche una pratica borsa per il trasporto ed è pratica e comoda innanzitutto perché è proprio precisa, è disegnata proprio su misura del proiettore e ci sta tutto il necessario, quindi all'interno riuscite a mettere telecomando e cavetteria varia. Mi soffermo poi sempre sulla costruzione, sul design, per dirvi un altro paio di cose, compresa una chicca, una vera chicca, che vi spiego. Innanzitutto sulla parte frontale troviamo ovviamente la lampada LCD, completamente sigillata e certificata per 160.000 ore, e troviamo poi anche una generosa griglia che serve sia per la dissipazione del calore, ed è intelligente perché sulla parte frontale non verso di noi quando la guardiamo, e c'è anche spazio per gli speaker. E poi c'è un piccolo sensore TOF, fondamentale per la regolazione del fuoco e del trapezio. Molto bene quella della messa a fuoco, ecco, meno bene, bene ma non benissimo, quella del trapezio. Sarà necessaria successivamente una piccola regolazione manuale, ma comunque niente di drammatico. Sulla parte superiore invece abbiamo i pulsanti per accensione e spegnimento e tutti gli altri pulsanti che poi servono per andare a navigare nel menu tutte le volte in cui magari non volete usare il telecomando, qui magari il telecomando non funziona, potete fare tranquillamente tutto utilizzando appunto questi pulsantini qua. Insomma, anche questa è una cosetta tutto sommato comoda in alcune circostanze. Sul retro invece abbiamo tutta la sezione dedicata alle connessioni. Abbiamo naturalmente il coassiale per l'alimentazione, la presa USB che è classica di tipo A, un HDMI, un infrarosso, un ricevitore infrarosso per il telecomando che comunque si può connettere anche Bluetooth, e poi abbiamo anche l'AUX per la connessione audio esterna. Ma vi dicevo della chicca, e la chicca è nascosta appunto sempre sul retro da questo sportellino. Se noi andiamo a togliere questo sportellino andiamo a scovare un po' tutto il cervello di questo proiettore. Infatti, se vedete, è proprio come se fosse una mini box TV integrata dove c'è tutta la parte smart e il processore.
Ed infatti una delle cose più belle di questo proiettore, per la sua fascia di prezzo e poi per le caratteristiche proprio della lampada, è interessante perché abbiamo una parte smart ma che è fatta bene bene benissimo, perché abbiamo Android TV 11, quindi una delle ultime edizioni, e che potete quindi configurare molto semplicemente con un telefono Android. Il che vuol dire comunque che avere Android TV significa avere una Smart TV, passatemi il termine, vera e propria. Cioè potete guardare tutti i maggiori servizi di streaming, tutti naturalmente in alta risoluzione, volendo potete anche installare giochi, avete migliaia di altre app dal Play Store, e abbiamo anche un Chromecast vero e proprio integrato, il che significa che non bisogna connettersi a wifi esterni, non bisogna fare tanti giri, basta un click e il vostro telefono Android lo proiettate direttamente appunto proprio con il proiettore. Comodissimo, magari pensate se dovete mostrare le foto delle vostre vacanze o cose del genere, vi collegate un attimo e potete mostrare tutto in tranquillità. Ecco, qui però è necessaria una piccola precisazione, una piccola accortezza. Sapete che per quanto un prodotto mi piaccia non nasconde i difetti, ecco, c'è da dire che non proprio tutte le applicazioni sono supportate. Io per esempio utilizzo e guardo Now TV e con questo proiettore purtroppo mi dice che non è supportata, quindi non è compatibile, però tipicamente poi tutte le altre applicazioni che ho provato e che ho utilizzato invece hanno funzionato senza tanti problemi, però ecco, non c'è una compatibilità del 99,9%, qualcuna non funziona e ci tengo a segnalarvelo. Detto questo, comunque a livello tecnico tanta roba. Innanzitutto, c'è da dire che ci sono un menu dedicato appunto per la parte della proiezione, quindi oltre ad Android TV c'è proprio tutto il menu dedicato esclusivamente al proiettore. Si accede premendo il pulsante specifico sul telecomando e da lì accediamo alle impostazioni proprio specifiche della proiezione, quindi per esempio regolare il trapezio, regolare il fuoco e tutte queste cose. Detto comunque questo, poi vedete che tutto il menu si riesce a gestire abbastanza bene, naviga abbastanza in velocità nonostante ci sia appunto questa parte smart abbastanza importante, perché abbiamo un processore a 64B Cortex A53. Ecco, non ho le specifiche sulla RAM, comunque ci sono 16 GB di memoria interna, di cui poi fine 14-13 a disposizione dell'utente. Il Bluetooth poi è 5.1, quindi potete collegare via wireless anche degli speaker, c'è anche Wi-Fi dual band. Ad ogni modo, dette queste cose, poi il proiettore è ottimo per gli speaker. Ecco, potete collegare degli speaker esterno, ma questo è uno dei migliori in assoluto per qualità degli speaker, che sono due da 10 watt, quindi 20 watt in totale, e i bassi sono belle presenti e con un ottimo proprio suono. Chiuse queste specifiche, comunque andiamo a vedere poi la qualità video, perché è una delle cose più importanti e più interessanti quando si utilizza e si compra un proiettore. E come vi dicevo, probabilmente non è il migliore in assoluto per qualità della lampada e del proiettore, ma dovete tenere conto che è il migliore in assoluto se ci metto in mezzo il fatto che ha già tutta la parte smart integrata. Comunque, la lampada permette una luminosità da ben 600 lumen ansi, quindi è decisamente buona. È una risoluzione full HD nativa, il rapporto di contrasto è 15.000:1 ed è tutto sommato veramente ottimo anche il rapporto di proiezione, che è 1:22, il che vuol dire che a circa 2 metri, 2,20 metri avete un 100 pollici e potete arrivare a un 150 pollici, ma senza andare, passatemi il termine, in tanta cina. No, questo riesce ad allargare in modo molto buono la proiezione anche stando abbastanza vicino, e quindi questa è un'altra delle cose secondo me interessanti poi di questo proiettore. Oltre a questo troviamo comunque un altro aspetto molto bello, che è la rumorosità. Ecco, io l'ho verificata in modo accurato, il proiettore dichiara 30 decibel ed è in effetti quello che ho misurato io. Se vado proprio attaccato siamo a 33-34, ma tipicamente un metro da dove di solito vengono fatte le misurazioni, lui a tutti gli effetti è sotto i 30 decibel, il che lo posiziona tra uno dei più silenziosi tra quelli che ho provato io. Quindi, se facciamo il conto di tutte queste cose, beh ragazzi, lui è un gran bel proiettore, appunto perché ha un'ottima luminosità, ha un ottimo proprio parte di proiezione e poi un sistema smart integrato, rimanendo comunque silenzioso. Se ci abbiniamo al fatto che ha anche un bel design, ragazzi, diventa
un proiettore molto molto bello, interessante, naturalmente comprato al giusto prezzo, mi raccomando, perché se lo comprate a 400-450 euro vi dico di no, ma insomma 250 euro con le varie promozioni seguendo il canale Telegram di Litech diventa un oggetto estremamente interessante. Ragazzi, spero di avervi detto tutto. Se avete dei dubbi, qua sotto nei commenti potete chiedermi quello che volete, e se vi va ci vediamo in una prossima recensione. Un saluto da Daniele Pintus.